Il detenuto incendiario colpisce ancora e ancora. Sono le 4 del pomeriggio quando l'uomo avrebbe appiccato il fuoco nella sua cella nel carcere di Vicenza. Attimi di tensione, immediatamente sarebbero intervenuti gli agenti di polizia penitenziaria che, entrati nella camera, avrebbero evitato il peggio. 4 reparti della casa circondariale sarebbero stati evacuati per impedire che i fumi potessero intossicare altri detenuti. Un agente sarebbe rimasto ferito. C'è stata un'evacuazione di 4 sezioni detentive. Gli utenti sono stati spostati e portati in zona meno rischiosa, così definita di rifugio, per evitare il peggio. Il detenuto incendiario però avrebbe già colpito il giorno prima, nella tarda mattinata, sempre nella casa circondariale del Papa di Vicenza. Lo stesso detenuto per 2 giorni consecutivi ha dato fuoco all'interno dei suppellettili della camera detentiva. Il giorno prima aveva dato fuoco alla sua cella, dove lui, arrivato dal carcere 2 Palazzi di Padova, non riusciva ad ambientarsi. Pure in questo caso l'intervento degli agenti di polizia penitenziaria entrati nella cella avrebbe salvato l'uomo, che stava per essere avvolto dalle fiamme. Trasferito al pronto soccorso per una sospetta intossicazione da fumo, una volta rientrato al San Pio X avrebbe appunto appiccato un altro rogo. Una tendenza che non sarebbe nuova, visto che anche a Padova lo stesso detenuto avrebbe già appiccato il fuoco, provocando danni per decine di migliaia di euro. Solo la prontezza degli agenti ha permesso ogni volta di scongiurare una tragedia. Ringraziamo la polizia penitenziaria per il loro lavoro, la loro tempestività, che hanno evitato il peggio.